Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica, dodicesima del tempo ordinario, vi raggiunge vicino a un'icona, a un'immagine che rappresenta l'Apostolo Paolo, il più grande missionario che la Chiesa cattolica ricordi. Domenica scorsa abbiamo messo in evidenza Pietro, il primo degli apostoli. Oggi vogliamo mettere in evidenza Paolo. Pietro è frutto della chiamata diretta di Gesù. Paolo è frutto certamente anche lui di una chiamata diretta da parte del Signore, quella sulla via di Damasco. Ma egli aveva già ricevuto l'annuncio di Gesù, aveva già conosciuto Gesù, se anche come suo avversario, dalla predicazione e dalla testimonianza della prima comunità cristiana. Lui non si riconosceva in ciò che i credenti in Cristo dicevano, lo combatteva Gesù, uccideva i suoi seguaci, ma ne aveva sentito parlare dalla prima comunità. La chiamata di Gesù sulla via di Damasco è il punto più alto, il momento in cui Gesù gli si fa presente in modo eclatante nella sua vita, ma Paolo già conosceva Gesù. Noi siamo chiamati ad essere discepoli missionari, a far conoscere il Gesù che ci è stato trasmesso e chissà che dalla nostra predicazione, dalla nostra testimonianza non possa nascere un nuovo San Paolo anche ai nostri giorni. San Paolo quindi ci invita con la sua testimonianza, con la sua esperienza ad essere davvero discepoli missionari. Infatti il brano che abbiamo ascoltato fa parte del secondo discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, appunto il discorso missionario. Ha un contenuto la missione che noi dobbiamo realizzare e il contenuto è: il regno di Dio è vicino. È vicino non significa che sta per arrivare, ma che è già presente in mezzo a noi. È vicino, approfittane, è vicino, accoglilo nella tua vita, lasciati trasformare dall'annuncio che il Signore è venuto a portarti. Poi, non solo Gesù in questo discorso indica il contenuto, ma indica anche il luogo, le persone a cui dobbiamo rivolgere questo contenuto. Lo dobbiamo rivolgere al mondo, lo dobbiamo rivolgere all'umanità che è preda di malattie e di demoni. Il mondo vecchio, il mondo antico è un mondo malato e come ci ricorda
Papa Francesco nella Laudato Si, non si può vivere da sani in un mondo malato. Allora l'annuncio del Vangelo deve dire con chiarezza agli uomini e alle donne di oggi che devono trasformare la loro vita, che devono abbandonare i demoni e le malattie del passato, la superbia, l'orgoglio, l'attaccamento al denaro, una sessualità non ordinata, tutto ciò che ci lega al passato e al peccato, tutto ciò che disintegra la nostra vita umana prima ancora che la nostra vita spirituale, deve essere lasciato alle spalle. E poi Gesù indica anche la modalità: non portate due tuniche, non cercate i sandali, non abbiate il bastone, non portate la borsa del denaro, per dirci non confidate nelle certezze umane, non confidate nelle sicurezze di questo mondo, fidatevi della forza del Vangelo, fidatevi del mio aiuto, del mio accompagnamento, della mia provvidenza e perciò non abbiate paura. Per ben tre volte in questo brano che abbiamo ascoltato, Gesù ripete ai discepoli di allora e a noi, discepoli di oggi, di non avere paura. Addirittura gli studiosi della Bibbia ci dicono che in tutta la Sacra Scrittura per 365 volte il Signore ci dice di non aver paura, di non temere. Quasi a ricordarci che ogni giorno, quando apriamo gli occhi al mattino, Egli ci dice non temere, io sono con te, non aver paura, vai avanti. Perché la paura ci accompagna sempre, la paura accompagna ogni essere umano, ha accompagnato Maria Santissima, tanto che l'angelo ha dovuto dirgli non temere, ha accompagnato San Giuseppe, tanto che l'angelo ha dovuto dirgli non temere, ha accompagnato lo stesso Gesù che, come ci dice il Vangelo di Marco, nel momento dell'agonia nell'orto del Getsemani ebbe paura. Quindi accompagnerà anche noi. Ed è anche positivo che una certa paura ci accompagni, perché chi non ha paura non tiene in conto l'importanza e la bellezza della vita. Chi non ha paura è troppo spregiudicato, fa cose che potrebbero andare contro se stesso e contro gli altri. È di qualche giorno fa l'episodio di quel bambino che è morto in un incidente a Roma perché qualcuno non aveva avuto paura, andava troppo forte con la macchina, non si rendeva conto di quello che stava facendo utilizzando cellulari e cose simili solo per fare una bravata da postare sul web. La paura limita i nostri pericoli, però a volte la paura non solo ci salvaguarda, ma potrebbe bloccarci. Chi ha troppa paura, chi si fa vincere dal panico, poi non fa più niente. Non è capace di camminare, non è capace di nuotare, non è capace di agire. È in questo senso che il Signore ci dice non abbiate paura. La prima paura che ci prende è interiore. A volte la paura che abbiamo è di non essere coerenti con il messaggio che annunciamo. San Paolo aveva detto: «Io adesso ho capito chi è Cristo e per me vivere è Cristo e tutto il resto è spazzatura, non conta più nulla». E la sua vita è stata sempre coerente. Non ha temuto nulla e nessuno. Lo hanno messo in carcere, hanno provato a lapidarlo, lo hanno percosso, lo hanno cercato di mettere in cattiva luce. Nulla gli ha interessato. La certezza di avere Gesù dalla sua parte gli dava il coraggio di andare avanti. Quando sono debole, è allora che sono forte. Quando sono fragile, è allora che posso manifestare in me la presenza di Dio. Non sono io che faccio le cose, è Cristo che le fa in me. Allora non temiamo anche una qualche incoerenza. Dobbiamo avere la buona fede di essere fedeli al Signore. Dobbiamo avere la certezza morale di provarci, che qualche cosa lo possiamo sbagliare
è nell'ordine delle cose umane, non dobbiamo preoccuparci. Qualcuno ci prenderà in giro, forse non ci perseguiteranno e non ci metteranno in prigione come con San Paolo, forse non attenteranno alla nostra vita come in altri luoghi della terra, anche ai nostri giorni, ma sicuramente saremo irrisi, saremo presi in giro se vogliamo essere fedeli al Signore, a partire dalla nostra stessa famiglia. Quante volte qualcuno della famiglia dice all'altro: ma ancora vai in chiesa, ma lasciale ai preti queste cose, Gesù Cristo è un peso del passato, sii un uomo moderno, sii una donna moderna, divertiti, datti alla gioia, è domenica mattina, riposa, non pensare alla messa, non pensare alla parola di Dio. Quante volte sul posto di lavoro, nei luoghi di svago, sulla strada, ci sentiamo dire: ma ancora credi a queste cose? Lasciale perdere, vivi la tua vita in modo diverso, approfitta di ogni situazione, di ogni circostanza, non sprecare le tue forze e la tua vita dietro a Gesù. Invece noi questa paura la dobbiamo superare, perché poi arriverà il momento in cui si capirà chi veramente ha indovinato la sua vita, chi sta dalla parte sbagliata e chi sta dalla parte giusta. Arriverà il momento in cui in piena luce verrà rivelata la qualità della nostra esistenza e la storia si fa carico di dimostrarci che anche chi pensava di essere immortale, chi pensava di poter comprare tutto e tutti con il suo denaro e con la sua forza, poi alla fine muore anche lui, muore anche lei. Invece chi è con il Signore vivrà in eterno. Quindi nessuna paura interiore di non essere coerenti, di non essere all'altezza del messaggio annunciato, e nessun timore del giudizio degli altri, di una paura esterna a noi che possa venirci dal mondo. Annunciamo a questo mondo che può avere un futuro migliore. Annunciamo agli uomini e alle donne di oggi da che parte sta la riuscita della vita, la pienezza della gioia, la felicità dell'esistenza umana. E poi non dobbiamo aver paura, perché noi valiamo. Tante volte un nostro problema è quello di non valere nulla per le persone, di non contare niente. Non valgo niente, nessuno mi considera. Questo è il ragionamento che a volte ci facciamo. Gesù ci dice nel Vangelo di oggi: voi valete più di molti passeri. I capelli del vostro capo sono tutti contati, e il Padre vostro, che vuole bene ai passeri e conta i capelli, a maggior ragione vorrà bene a ciascuno di voi. Pensate, fratelli e sorelle, nel libro delle benedizioni degli ebrei c'era una benedizione per ogni essere vivente, eccetto che per i passeri, i più insignificanti fra gli uccelli, quelli che i contadini ebrei non potevano sopportare perché andavano a beccare il loro grano, i loro cereali, il loro frumento. Eppure il Signore si preoccupa di loro. Con un soldo ne compri due di passeri, non valgono niente, eppure agli occhi del Signore sono importanti. Così come i capelli del nostro capo, chi li può contare? E anche se paradossalmente ci si riuscisse, il giorno dopo già dovremmo contarli nuovamente, perché qualcuno fra i nostri capelli è certamente caduto. Eppure il Signore li conta uno per uno. Il Signore sa quanti sono i capelli del nostro capo. Noi per il Signore valiamo. Egli, il Signore, come dice il profeta Isaia, ci ha disegnati sul palmo delle sue mani e noi siamo preziosi ai suoi occhi. Quindi, con la sicurezza della benevolenza da parte di Dio, con la certezza dell'amore misericordioso che il Signore ha per ciascuno di noi, andiamo avanti, consapevoli
che la testimonianza cristiana non può essere racchiusa soltanto fra i muri delle nostre chiese, fra i muri delle nostre sagrestie, laddove c'è il profumo dell'incenso e delle candele e dei fiori. Dobbiamo portarlo anche all'esterno. La presenza del Signore, l'importanza del Signore nella nostra vita va predicata sui tetti, cioè va portata all'esterno, dove c'è la quotidianità della vita. Una settimana è composta da 10.080 minuti. Non possiamo essere cristiani 60 minuti alla settimana, il tempo di una messa. Dobbiamo esserlo sempre. In questo modo il Signore ci potrà riconoscere. Quando dovessimo trovarci in una piazza piena di gente e nessuno ci conosce e all'improvviso sentissimo pronunciare il nostro nome, il nostro cuore sussulterebbe. Qualcuno mi conosce, qualcuno sa chi sono, qualcuno mi sta facendo emergere dall'anonimato. Questo fa il Signore con noi. Ci dice: tu sei della mia famiglia. Tu mi assomigli, tu sei la mia immagine e la mia somiglianza, io ti riconosco. Cerchiamo di non fare l'errore di Pietro, che di fronte alla serva e alle altre persone che nel momento della passione gli chiedevano: ma tu sei del giro di Gesù? Tu sei amico di Gesù? Lui disse: non lo conosco. Cerchiamo di dire: certo che sono del giro di Gesù, certo che mi assomiglio a Gesù, sono della sua famiglia. E così egli ci potrà riconoscere davanti al Padre, come figlio del Padre, suo discepolo e tempio dello Spirito Santo.